Un festival che vuole ricercare ancora una volta l'impulso creativo della vita e dell'arte. Ecco testimonianze, ricerca, azione, il Festival del Teatro Acropolis che partirà il 23 marzo e terminerà il 5 maggio. Quest'anno è giunta la settima edizione, tra seminari, spettacoli, incontri, laboratori e anche un murale. I direttori artistici, Clemente Tafuri e David Beronio, da anni gestiscono un teatro lontano dal centro di Genova, ma radicato nel cuore di un quartiere vivace e saldo come Sestri Ponente, votandosi alla multidisciplina nell'arte, tra danza, circo, teatro e, perché no, anche street art. Il momento di apertura di Teatro Acropolis al pubblico. Teatro Acropolis è uno spazio dedicato principalmente alla ricerca che per tutto l'anno ospita sia lavori a porte chiuse, sia anche workshop e laboratori condotti o dalla compagnia Teatro Acropolis o da altre compagnie che vengono ospitate, però comunque diciamo che la sua vocazione come spazio è quella di promuovere un itinerario di ricerca. Per un mese e mezzo all'anno avviene questa apertura del teatro al pubblico con una programmazione che è appunto testimonianze e ricercazioni che giunge alla settima edizione. Il nostro interesse principale è sempre stato quello innanzitutto di veicolare sul territorio delle esperienze che normalmente non passano da Genova e quindi offrire al nostro pubblico degli artisti nazionali e internazionali come Kudusu Nikeku, che è questo danzatore nigeriano, che è una delle cose più interessanti che ci sono quest'anno, oppure anche Imre Thormann, che è un danzatore buto estremamente interessante, non solo per quello che riguarda la danza, ma anche per quello che riguarda il teatro. Infatti avremo Mariangela Gualtieri della Valdò, la compagnia Civilleri Lossicco con Box, che sono diciamo le cose più particolari, più interessanti. A corredo di questi spettacoli ci sarà sicuramente anche tutta la parte che è più legata alla tradizione di Teatro Acropolis di approfondimento e di studio, quindi ci saranno dei convegni, tra cui molto importante è quello al Museo Biblioteca dell'Attore del 15 aprile con Carlo Sini e altri relatori, e ci saranno tenuti da parte degli artisti che vengono a Teatro Acropolis tutta una serie di incontri, di seminari e anche di workshop dedicati sia agli altri artisti del territorio ma anche al pubblico.